Alla fine è arrivato. L'atteso endorsement di Michelle e Barack Obama è stato recapitato tramite i social. Dopo giorni di un silenzio pesante che avevano lasciato la vicepresidente in bilico per il mancato appoggio de facto di una parte del partito, stamane Obama ha sciolto gli indugi. All'inizio di questa settimana si legge: Michelle e io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris. Le abbiamo detto che pensavamo che sarebbe diventata un fantastico presidente degli Stati Uniti e che aveva il nostro pieno appoggio. Gli ha fatto eco la moglie sul suo profilo. Barack e io siamo entusiasti di sostenerla come candidata democratica per la sua positività, senso dell'umorismo e capacità di portare luce e speranza alle persone in tutto il paese. Kamala Harris è ormai in piena campagna elettorale, si dice disponibile anche ad un dibattito televisivo, ma Trump fa sapere che non intende programmare un confronto fino a quando il Partito Democratico non avrà ufficializzato la sua candidatura alla convention del prossimo 19 agosto a Chicago. Fino ad allora, spiega, i democratici possono ancora cambiare idea. Continua intanto il braccio di ferro sui sondaggi. Ieri era in vantaggio Trump di 4 punti, oggi la Harris di 6 in New Hampshire. Trump, sempre oggi, attraverso la piattaforma Truth, ha attaccato il capo dell'FBI, Christopher Wray, per aver detto di non essere sicuro che sia stato un proiettile o una scheggia a colpire il candidato repubblicano in Pennsylvania lo scorso 13 luglio durante un comizio. Sfortunatamente è stato un proiettile, ha scritto Trump. Wray non sa nulla dei terroristi e degli altri criminali che spopolano nel nostro paese.